Buongiorno a tutti, Gilberto Rossi per la consueta rassegna stampa del venerdì mattina con i settimanali locali dell'Asticino Alto Milanese. Però iniziamo in maniera un po' differente, è qua con me Oreste Magni, il presidente dell'Ecoistituto del Ticino, perché da questa sera inizia la festa del solstizio d'estate. Oreste, a che edizione siete? È la 32esima e quindi vabbè, forse è una delle feste più longeve, probabilmente la più longeva del territorio. E la cosa diciamo da rimarcare è che questa festa, allora correva l'anno 1992, fu. Aspetta, faccio la premessa. Ci troviamo nell'incantevole e suggestiva Villa Annoni, questo è il secondo parco recintato più grande di Lombardia. Per arrivare a Cuggiano. Per arrivare a Cuggiono, no, vabbè, se uno viene dall'autostrada Milano-Torino, esce a Marcallo Mesero, prende la superstrada per Malpensa, la prima uscita è L'uscita a Cuggiono, Cuggiano. quindi. Bene, da stasera fino a domenica. Ok, scusami Esatto. l'interruzione Sì, per. diciamo la cosa da ricordare, che noi ricordiamo sempre, è che questa festa già dal 92 cominciò a far conoscere il Cuggiono, che è un luogo. È un luogo molto bello con una villa di impianto settecentesco, ma che però allora di fatto non conosceva praticamente nessuno, quantomeno non frequentava nessuno. Il fatto di cominciare con questa festa a diciamo, attirare qui le persone gradualmente poi ha stimolato anche altre associazioni, altre attività, e tant'è che sempre più oggi questo parco e questo luogo è sempre più frequentato da cittadini non solo di Cuggiono, ma anche da tutto il territorio e non solo. È diventato riferimento È di diventato esempio. un riferimento importante. Per quanto riguarda invece la festa, da sempre, ma diciamo ogni anno sempre più, vuole essere un qualcosa che mette assieme tanti aspetti, ovvero gli aspetti sociali, gli aspetti ambientali, gli aspetti culturali, gli aspetti artistici e non ultimo quelli conviviali, alimentari, eccetera, ce n'è per tutti i gusti. Anche per i vegani, perché c'è una caponata che è la fine del mondo. Delle melanzane alla parmigiana, è vero che c'è il parmigiano, però un vegano può fare un piccolo strappo alla regola Va perché. bene. Una cosa che volevo sottolineare è che l'energia utilizzata alla festa è 100% rinnovabile e nel volantino della festa c'è anche l'invito: vieni in bicicletta alla festa, non avrai l'assillo dei parcheggi e contribuirai a non emettere la CO2. Tra l'altro è piacevole pedalare nelle sere d'estate. Ci racconti un po' quali sono le iniziative, perché non è solamente festa, ma appunto impegno Sì, civico e ma sociale, convegni. Poi allora, è nato vabbè, anche il uno, coordinamento Salviamo il Ticino con la grande vittoria, certo. abbiamo salvato la Allora, ghiera. diciamo che poco fa abbiamo inaugurato un bel dipinto murale qui a Cuggiono, che in fondo vuole essere uno stimolo perché gli angoli del paese vengano più riqualificati al meglio. E diciamo domani ci sarà la riapertura del negozio del Baratto del Dono, che è un'altra attività che con altre realtà stiamo stimolando e che vuole essere uno stimolo non solo a evitare lo spreco, a fare in modo che tanti prodotti o beni passino di mano in mano e vengano sempre più utilizzati. Ma poi abbiamo anche delle cose interessanti come una mostra sui paesaggi d'acqua. Questa qui è una mostra a suo tempo realizzata dal comune di Robecco sul Naviglio, dedicata in modo particolare appunto al Naviglio e che vale la pena di essere vista, sarà nel cortile di ingresso. Ma diciamo in mezzo a tante iniziative ci Oreste, ti sarà faccio una domanda. anche una, vabbè, stasera ci sarà il concerto del nostro corpo bandistico che diciamo si è gemellato l'anno scorso con forse il più importante corpo bandistico italiano, che è quello di Parma, Giuseppe Verdi di Parma, e domenica prossima loro saranno proprio a Parma a tenere un concerto con loro. Ma nella giornata di sabato, mi scuso se salterò diverse iniziative, nella giornata Il di programma lo sabato trovate, ricordiamolo, sul sito internet Ecoistituto. www.ecoistitutoticino.org.
Allora, ci sarà, oltre a un bel concerto di musica anni 60-70, ma ci sarà un bel incontro praticamente sulle comunità energetiche, o meglio, su come, a partire dalle iniziative che andavano oltre le regole, le norme del periodo, sia in Germania, sia in Inghilterra, sia in Francia, gruppi di cittadini si sono organizzati per essere autoproduttori di energia da fonti rinnovabili. Addirittura in Germania sono anche diventati proprietari della rete di distribuzione di un'intera area regionale. È un filmato di 38 minuti che abbiamo tradotto in italiano, che si potrà vedere nel chiostro di Villannoni. Poi, sempre saltando di palo in frasca, perché le cose da dire sarebbero tantissime, Beh, ricordo. citiamo la lucciolata che c'è alle 22:30 nel parco, parco Esatto, con sia qualcosa di venerdì magico. sia sabato. Ma voglio ricordare che, come ogni anno, nell'aula consiliare del comune di Cugiono si tiene l'assemblea annuale del coordinamento Salviamo il Ticino, a cui abbiamo invitato a partecipare anche diciamo, le amministrazioni del territorio. I temi quali saranno, oltre ai temi normali di un'assemblea annuale, Mi i pare ci sia una bilanci, le vittoria. cose, sì? Diciamo, questa modalità che il territorio sta facendo sempre più propria, ovvero di mettere assieme quelle energie dal basso che esistono e oltre a queste però fare in modo che ci sia, come dire, un forte coinvolgimento delle comunità locali e delle amministrazioni locali. Tutto questo, mi piace ricordarlo, ha portato a un passaggio importantissimo, diciamo una vittoria, tant'è che Benissimo. Ok, vai. poco tempo fa addirittura la Commissione Ministeriale di Valutazione di Impatto Ambientale di fatto ci ha dato ragione, nel senso che per quanto riguarda la brughiera di Malpensa ha messo nero su bianco una cosa fondamentale che sappiamo che non a tutti piace, no? A chi ha in mente solo un'espansione incontrollata di Malpensa. La commissione ministeriale di VIA, non l'ultimo comitato, dice una cosa molto semplice. VIA è Cara l'acronimo di Malpensa, valutazione impatto di impatto ambientale. ambientale, dice una cosa molto semplice. Il sedime aeroportuale, cioè il recinto dove si sviluppa Malpensa, è così grande che se volete fare una cargo city la fate lì. Non andate a distruggere l'ultimo lembo di brughiera del sud Europa. E questa è una cosa che ovviamente è un bel messaggio e anche se vogliamo una piccola bella vittoria. Poi sappiamo benissimo che le vittorie se non vengono seguite, controllate, Custodite. possono custodite, possono non essere per sempre, però questo deve essere un impegno di tutto il territorio. Poi ovviamente domenica ci sarà tra l'altro la premiazione di un concorso letterario che abbiamo intitolato il concorso letterario del Pavone, perché i pavoni sono un po' il simbolo di questo parco, e poi verso mezzogiorno e mezzo alla una la classica paella del solstizio in due versioni, c'è cioè una versione vegetariana e una versione diciamo classica. Non dimentichiamo il mercatino a chilometro zero dei produttori agricoli e dell'artigianato Locali, la artistico. presenza di parecchie associazioni con i loro gazebi, e poi guarda, ah no, c'è una maratona editoriale, vengono presentati una trentina di Ah, è libri, vero, da un po' di anni c'è anche Pagina al Sole. Pagina al Sole, che praticamente è la rassegna di microeditoria, curata in particolare dalla Memoria del Mondo, dove una trentina di microeditori espongono diciamo, le loro pubblicazioni e tutto questo è accompagnato da questa maratona editoriale che si svilupperà in parte nel parco, in parte nel cortile d'onore, in parte nei locali centrali della villa. Quindi ce n'è veramente per tutti i gusti, veniteci a trovare, E la festa sera del ovviamente anche i solstizio d'estate. concerti e la musica. Certo. Mi scuso con quelle situazioni che non ho citato, però insomma,
ci sono tantissime cose. Andate sul sito. Di Nora penso che dovremmo dirlo. Ah no, 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 ecco, qui, ma mi devo scusare con due bravissimi che sono Nora Picetti e Roberto Bovati. Roberto ha scritto un bellissimo libro che si chiama Il Ministero della Clorofilla, verrà presentato dalle 9 alle 10 nel chiostro di Villannoni sabato 25 giugno, ovvero domani. Domani sera. Venite a sentirli perché sono troppo bravi questi ragazzi qui. Bene, grazie mille Oreste e iniziamo con la rassegna stampa. Grazie. Buona giornata. Buona giornata. Bene. Ciao. Ciao. Eccoci qua, cerco di essere breve che abbiamo già occupato un po' di tempo. 7 giorni a coltellò la sua prof, 16 anni bocciato ma la famiglia non ci sta, è l'apertura di 7 giorni. Donna trovata morta in fabbrica, ferita al collo, malore e omicidio. Questo in quel di Turbigo per una signora di 49 anni. Tragedia al Lago Maggiore, 70enne cade dalla sua barca annega. Incidente o malore fatale, è giallo. Casorezzo, discarica nelle cave, Solter fa causa al sindaco Pierlu Coldani e gli chiede 200.000 euro di danni. Questo ha già scritto al sindaco Pierluca Oldani, probabilmente faremo una diretta o delle interviste nel pomeriggio, comunque ovviamente la massima vicinanza del territorio tutto a Pierlu Coldani. Ciao Pier. Ecco, iniziamo con Libera Stampa Alto Milanese questa settimana. C'è un po' di vento, c'è il sole fantastico. Arriviamo alle notizie. Cronaca, Cugiano cercava di uccidere il push sbagliato, 9 anni di carcere all'agricoltore 43enne, è stata arconatese in arrivo Albertino e gli FL 65, perdon. Mesero, max incidente sulla provinciale. Del Gobbo, meglio arriviamo a Magenta, del Gobbo Labria, duello d'altri tempi, il caso Strada Marcallo, una soluzione in vista, perché da anni nessuno asfalta più. Cimitero, arrivano 30 nuovi loculi, il comune investe 200.000 euro. Corbetta, mini market notturno, elite sui social. Consegnate a Robecco Sonaviglio, consegnate ai vigili la nuova Porsche, che il potente veicolo sarà presto utilizzato dalla polizia locale per il servizio di trasporto organi. Boffalora sopra Ticino, posta chiusa per 3 mesi, ma poi si cambia. E anche la notizia di una pista ciclabile per 2 paesi, l'intervento eliminerà pericoli per pedoni e ciclisti. Tra Boffalora sopra Ticino e Ponte Nuovo. R1, casa di riposo, cambia la gestione. Ad Ossona la notizia del nuovo parroco in città. Dopo 37 anni di servizio in paese, Don Angelo andrà in pensione, si ritira in quel di Boffalora. Ex Marcallo con Casone, ex Holly Village, l'accordo è quasi fatto. Tra l'altro su questo avevamo chiesto come ambientalisti del territorio che venisse fatta una normativa per consentire a tutti di fare delle attività in primis meno impattanti, dato che si trovano all'interno di un parco locale di interesse sovracomunale, e due, per promuovere anche l'accesso e per arrivare nei parchi senza impattare, perché negli altri anni purtroppo si arrivavano con le macchine all'interno del parco e ovviamente se prendere una macchina all'una o due di notte per la fauna che si sta riadattando è un problema, e anche per la flora. Consiglio di Vittone, la sindaca resta prudente, largo discorso della morte dei migranti e la violenza social, Berlusconi sarà giudicato dalla storia, via la petizione contro l'abbattimento dei 98 pioppi, ve ne avevamo parlato anche settimana scorsa. Sedriano, re perde la pazienza con Celeste, insiste con le dimissioni di Garofalo, ma lui non se ne andò. Ricordate che il comune di Sedriano fu il primo comune lombardo sciolto per infiltrazioni mafiose. Bareggio, il leader della lista civica, voleva fare il vice sindaco, ma Fratelli d'Italia ha detto no. Caso Gravaglia, il mancato assessorato. Castano primo, giallo, la procura chiede l'arresto di Baiardo, giallo al centro d'inchiesta la foto che ritrarrebbe Berlusconi con il boss Graviano, ma il 65enne è un'invenzione, c'è accanimento contro di me. Poi un'altra notizia del territorio, sempre Castano, scontro Malpensa, lite Pignatello Fontana. Castano primo, un vigile salva un giovane esemplare di ghiaccio, complimenti, ottima. Lanzaghello, addio Fiorenzo Gobbi, morto durante una battuta di pesca, giallo sulla dinamica.
Castano Primo inaugurato il nuovo Pace per uno, pace fra i due fratelli Zazzera, stop alle cause, trovato l'accordo sulla divisione dei terreni, resta aperto il fronte giudiziario con il comune. Opala. Arriviamo col vento, non è facilissimo, quindi mi sa che facciamo un'interruzione prima del previsto. Bilancio Merlotti, arriviamo a Buscate perché è stata conferita la cittadinanza onoraria a Carlo Monguzzi. Su questo vi metto sotto nei commenti il link che avevamo seguito come Buscate sulla pagina Facebook Buscate Verdi Civici o su YouTube Gilberto Rossi. Adesso il vento è veramente alto, bene o male le notizie maggiori del territorio erano queste. E per questa settimana la facciamo un po' più breve perché abbiamo dato grande spazio e grande risalto alla festa del solstizio. Grazie dell'attenzione a tutti, Gilberto Rossi da Villannone in Cuggiono, buona giornata a tutti.